Riccardo Cristiano per Liberi TV. Siamo in compagnia di Lavinia Durantini, una delle organizzatrici dell'evento che oggi ha visto Maura Chirulli presentare Out, il suo ultimo libro, qui a Cosenza alla libreria Ubic. Lavinia è un esponente del EOS Arci Gay, l'associazione gay di Cosenza. Vogliamo parlare con lei dell'evento e soprattutto di come è stato organizzato e delle motivazioni che l'hanno spinta a parlare di omofobia e di outing in questa città. Beh, la modalità è stata semplicemente una questione di contatto con Maura. Maura è una persona molto disponibile a livello di, appunto, incontri in tutte le città italiane. Lei è un esponente della Segreteria Nazionale Arci Gay, lei scrive libri su questo argomento, scrive su un giornale, per cui è sempre disposta a, appunto, portare le sue esperienze e la sua conoscenza in tutte le città. Per cui il bello dell'organizzare questo evento è stato questo, che è bastato contattarla per avere il massimo dell'entusiasmo e della disponibilità nell'evento. La motivazione dell'evento è stato proprio il fatto che c'è necessità di eventi culturali che escano nella città, che portino tutte le città, in questo caso Cosenza, ad affrontare questo argomento da tutti i suoi punti di vista ed a farlo non solo con la comunità LGBT, ma che tutta la comunità etero venga qui e che ascolti determinati discorsi e che partecipi a questo tipo di conoscenza. Lavinia, abbiamo visto che comunque la sala era piena, quindi comunque è un tema che tocca, quello dell'omosessualità, ma anche e soprattutto della lotta all'omofobia. Avevamo tra gli ospiti Claudio, il ragazzo che è stato aggredito di recente a Reggio Calabria. In merito a questi fatti tu hai da dire qualcosa? Come ho già detto poi in un'altra intervista, è veramente vergognoso che tuttora nel 2012 si debba assistere a aggressioni del genere e che queste aggressioni debbano finire con una discriminazione a livello anche sanitario, che si debba finire con un invito a diventare eterosessuali per vivere meglio. È quello che veramente bisogna combattere, oltre alle aggressioni e la convinzione che noi scegliamo di essere omosessuali e che quindi potremo scegliere una vita più semplice. Noi abbiamo la vita che abbiamo perché siamo così ed è giusto che abbiamo una vita semplice ed equa, qualsiasi sia il nostro orientamento sessuale, non dobbiamo cambiare per vivere bene. Lavinia, io volevo chiederti un'ultima cosa, dove vi possono trovare? Dove si trova la sede dell'EOS Arci Gay e soprattutto quali sono i giorni di apertura per potervi trovare? So che avete anche un sito Facebook. Allora, noi abbiamo sia un sito internet che www.eoscosenza.it, abbiamo il profilo EOS Cosenza su Facebook e abbiamo un gruppo che è EOS Arci Gay Cosenza. La sede è nella Casa delle Culture al primo piano, su Corso Telesio, è aperta una volta a settimana, attualmente le aperture vengono comunicate su Facebook perché è un giorno alla settimana o il lunedì o il giovedì. Perfetto, ti ringraziamo tanto per la tua intervista e ti ringraziamo e speriamo di vederti presto in altre manifestazioni. Vi ringrazio per l'intervista, gentilissimi.